Ciao a tutti, oggi a Pillo di Che Può parleremo dei GOT7. I GOT7 sono un gruppo di groove dance creato dalla JYP. I suoi membri sono JB, leader, Mark, Junior, Jackson, Yongche, Pen Pen e Yukyong. Due membri dei GOT7, cioè JB e Junior, debuttarono come duo pop JJ Project nel 2012, prima di entrare nei nostri amati GOT7. Il 24 dicembre 2013 la JYP annuncia l'idea di voler far debuttare una boy band nel gennaio 2014, definendola i nuovi 2PM. E diciamo che questa premessa era molto promettente. E come se questo non bastasse, venne annunciato che la band sarebbe stata specializzata nella Martial Arts Tricking, che è una forma di arte marziale che unisce la b-boying o breakdancing con le acrobazie. Wow! Il 15 gennaio 2014 i nostri amici rilasciano un video su YouTube della loro canzone di debutto, Girls, Girls, Girls. Si presentano come degli scolari, ma si capisce già che saranno dei gran fighi, e guidano degli specie di skateboard telecomandati che voglio avere subito, adesso, ora. Uno di loro nella folle corsa perde un orecchino. Non capisco come abbia fatto a non spaccarsi il lobo, visto che l'orecchino l'ha perso completamente chiuso, ma vabbè. Ma poco importa, perché la ragazza lo trova, entra nel negozio dove sono appena entrati i nostri centauri e, toccando un elmo, apre una porta segreta che la porta a una super festa molto privata, super bella, dove si stanno esibendo niente po' di meno che i GOT7, che continuano a dire che le ragazze li vogliono. Come non volerli? Loro sono fighissimi in questo video e il movimento di bacino di Jackson, Il gruppo fece il suo debutto ufficiale il 16 gennaio, esibendosi appunto con la canzone Girls, Girls, Girls a Net M Countdown. Il 20 gennaio 2014 GOT7 producono il loro primo EP, GOT IT. Yo, what's say? Yo, hello, hello, muro, muro, nebbia con magia. Alcuni giorni dopo il loro debutto, i GOT7 organizzarono un reality web basato sulla loro vita chiamato Real GOT7. Il 10 aprile 2014 la JYP rilasciò il primo teaser del reality show pensato dalle SBS per MTV chiamato I GOT7. Il 5 giugno 2014 la JYP annuncia il comeback dei GOT7 per il 23 dello stesso mese. Infatti, proprio in quella data viene rilasciato il loro secondo EP, GOT Love. Got me, you got me good, you got me. Il 23 giugno viene rilasciato anche quel bellissimo music video della canzone A, traccia promozionale del loro comeback. In questo video i nostri bellissimi, talentuosissimi amici cercano di carpire le attenzioni della cameriera, che non li considera nemmeno di striscio senza un motivo, né nella versione di giorno, né nella versione di sera, né nel supermercato. Io ho provato a comprare quel specifico shampoo, ma dietro di me non avevo nessun GOT7, neanche uno. Il tutto accompagnato da bellissimi balletti. Il loro nome significa prima di tutto che sono 7 membri. Poi il 7 è considerato un lucky number, quindi GOT7, 7 persone che hanno fortuna. GOT7? Il 9 maggio 2014 i GOT7 hanno caricato su YouTube un video dove veniva annunciato il nome ufficiale del loro fan club, I GOT7, perché appunto il numero 7 è considerato fortunato e i fan adesso sapranno di avere tutti i 7 i membri. Anch'io li voglio! Insomma, se come promesso dalla JYP questi 7 baldi giovani diventeranno un po' come i 2PM, saranno solo momenti di gioia immensa, estrema, anche perché sono sulla buonissima strada. Ma cosa stanno facendo adesso? Il 18 novembre 2014 venne rilasciato il loro primo studio album, Identify. Baby, you, con la canzone promozionale Stop Stop It.
하지마 하지하지 하지 하지마 네가 그럴 때마다 미칠 것 같아 내 눈을 보며 살짝 웃어주면 달려가서 너를 안아버릴 것만 같아. canzone bellissima con un video un po' strano, cioè inizia con quel figo paura di JP che è su un tetto e si autovede in versione un po' transgressive. Cioè su quel tetto ci sono due JP, io voglio essere su quel tetto adesso, dov'è? Ditemi l'indirizzo e voglio essere lì, ora. Ma comunque loro sono bellissimi anche con le tute da meccanico e quindi vale la pena di vedere il video un sacco di volte. Sono occupati nel loro tour di debutto giapponese Around the World. Iniziato il 7 ottobre a Osaka e terminerà il 24 dicembre a Tokyo. Hanno anche annunciato il loro GOT7 Asia Tour che toccherà Taipei il 20 gennaio 2015, Shanghai il 24 gennaio, Hong Kong il 31 gennaio. Ringrazio Alessandra e Valentina per la richiesta, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il video vi piaccia. Come sempre, se avete commenti, opinioni, qualsiasi cosa, non esitate a scriverci dove volete, qua sotto, su qualunque social. Vi auguro buon Natale, buon anno nuovo. Vi consiglio di andare a vedere la nostra letterina per Babbo Natale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima puntata di Pillole di K-Pop. E così, grazie, ciao.